È tempo di bilanci per la vendemmia. A San Martino è partito il novello, che non piace a tutti perché gli esperti dicono che questo vino giocoso però non ha corpo, non ha grande sostanza. E i bilanci sono come in un certo senso oscillanti, perché qualcuno dice che la vendemmia non è andata bene per il maltempo e quindi si chiude in negativo, altri invece sostengono che la vendemmia invece sia andata veramente bene e che l'Italia, ecco, si è fatto onore come sempre nella competizione con i francesi. Questo è un po', come dire, uno scenario da me tracciato rapsodicamente, raccogliendo di qua e di là. Ma chi ha fatto una sintesi molto brillante per stile e competenza e anche per memoria letteraria, e di questo ne parleremo dopo, è Gimeno Cuomo, che ieri sul Corriere del Mezzogiorno, ecco, ha fatto un affresco della vendemmia. E quindi a Gimeno Cuomo la prima domanda è questa: com'è stata la vendemmia di quest'anno? Come ci siamo comportati? Quali sono le caratteristiche principali? Che cosa è emerso? A te la parola. Un saluto a tutti i telespettatori e a te naturalmente, Gianni. Dunque, dire come è andata la vendemmia è un po' arduo, perché la vendemmia cambia a secondo del posto, del sito in cui viene effettuata. Voglio dire, non c'è stata durante tutto l'anno 2019 una uniformità di clima all'interno anche delle stesse aree della Campania, quindi non parlerei di Italia, ma rimaniamo un attimo alla nostra Campania. Generalmente possiamo dire che si è trattata di una ottima vendemmia, o quantomeno molto buona, specialmente per quanto riguarda i vini rossi. Quest'anno, nel mese di settembre, c'è stata qualche finestra di pioggia che può aver aiutato. Poi finestra di pioggia seguita da un bel tempo che è durato fino alla fine di ottobre. Quindi molti vignaioli hanno ritardato la vendemmia per ottenere dei frutti più carichi di zucchero e quindi in prospettiva di alcol. Soprattutto le uve rosse sono state particolarmente pregiate perché hanno una buccia abbastanza spessa, quindi ricca di materia colorante. Ci aspettiamo che la 2019 sia ricordata come un'annata di grandi vini rossi, specialmente qua in Campania, quindi per rifarci alle nostre zone più vocate, di grandi Taurasi, di grandi Salerno del Mastico. Sì, senti Gimeno, le riviste, i giornali sono pieni di, come dire, manchette pubblicitarie e qualcuno punta gli occhi soprattutto sulle mitiche langhe, Cuneo, che è in un certo senso la rivale dell'Irpinia, oppure il Trentino, ecco, un altro posto che, capita nel mirino degli analisti. E l'Irpinia, la Campania, com'è andata? Ma ti dicevo, in Campania è andata bene, in Campania è andata senz'altro bene. Mi permetto di fare un piccolo distinguo. Cioè, io dico che noi possiamo aspirare ad essere concorrenti delle langhe, perché nelle langhe il vino lo sanno fare in maniera diffusa da tanto tempo. Qui da noi
a parte qualche produttore, tanto per non fare nomi e cognomi, tanto siamo indipendenti, voglio dire, da qualsiasi logica, ma un Mastro Berardino che ha dei meriti storici, certamente non ha rivali storici di altrettanta fama e di altrettanta importanza, mentre invece nelle Langhe troviamo decine e decine di produttori che vantano una storia secolare alle spalle. Ci ripeto, in Campania usciranno dei buoni vini targati 2019, specialmente per quanto riguarda i rossi. Proprio per questo motivo è stata una vendemmia di buccia più che di acqua, perché gli acini sono stati ben asciugati dopo le piccole necessarie piogge di settembre. Per cui le prospettive sono senz'altro buone.